Siamo pronti con una nuova puntata di Doppio Binario. Argomento di oggi? Parliamo di diritto di famiglia, dovere di mantenimento dei figli e del coniuge separato o divorziato, e lo faremo con i nostri ospiti. A A tra poco. tra poco. Un saluto a tutti gli amici di Doppio Binario. Come anticipato in apertura, in questa puntata parleremo di diritto di famiglia, in particolar modo di un tema che tocca molti italiani, ovvero separazione, divorzio e cosiddetta famiglia allargata. Parleremo del dovere di mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni da parte dei genitori e lo faremo, insomma, andremo a vedere cosa dice il legislatore, lo faremo con i nostri ospiti in collegamento che saluto. Parto dall'avvocato Ilaria Capuzzi, partner dello studio legale Lombardo. Buongiorno. Buongiorno, a lei e a tutti ai telespettatori. Grazie, grazie per essere qui. E saluto anche l'avvocato Stefano Grolla, founder dello studio legale Grolla. Ben arrivato. Buongiorno, grazie, grazie dell'invito. Dunque, io inizierei con lei, avvocato Capuzzi. Come anticipato, dovere di mantenimento. Forse nell'ambito della separazione, divorzio, uno degli aspetti più delicati su cui le parti devono, insomma, in qualche modo mettersi d'accordo e quindi affrontare riguarda proprio il dovere di mantenimento da parte dei genitori, dei figli. Cosa dice il legislatore italiano sotto questo punto di vista? Sì, allora, il dovere di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli è sancito in primis dalla nostra Costituzione, che all'articolo 30 espressamente stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio, nonché dagli articoli 147 e seguenti del Codice Civile, che impongono ad ambedue i genitori l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto ovviamente delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo ovviamente le loro capacità di lavoro professionale e casalingo. È ovvio che in costanza di matrimonio il mantenimento dei figli non è sottoposto a regole stringenti, in quanto è rimesso alla rispettiva possibilità dei genitori. Ovviamente tutto cambia quando la coppia entra in crisi e quindi i coniugi decidono di separarsi o di divorziare. In questo caso spetta al giudice adottare tutti quei provvedimenti che vadano in qualche modo a tutelare i loro interessi morali o materiali. Il giudice infatti deve fare in modo che i minori non subiscano troppo gli effetti della separazione o del divorzio, garantendo loro la conservazione delle medesime abitudini di vita e dello stile di vita precedente. La modalità tradizionalmente adottata per garantire tali diritti, tanto nei confronti dei figli minorenni quanto nei confronti dei figli maggiorenni, è rappresentata tradizionalmente dall'assegno di mantenimento, la cui misura appunto può essere decisa dal giudice o dalle parti in accordo tra di loro. L'assegno di mantenimento generalmente viene corrisposto al coniuge collocatario nell'ipotesi di figli minorenni, nonché al coniuge convivente nell'ipotesi di figli maggiorenni, salvo che il figlio appunto maggiorenne ne faccia richiesta di assegnazione diretta. Nella determinazione dell'assegno di mantenimento, ovviamente il giudice dovrà tener conto anche dell'eventuale assegnazione della casa familiare e il mantenimento include tutte quelle spese ordinarie, quindi inerenti alla vita quotidiana, quale ad esempio tutto l'abbigliamento, ma include anche le spese straordinarie. E il giudice, nella determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, deve tener conto di una serie di parametri. Primo fra tutti, le attuali esigenze di vita del figlio, nonché il tempo trascorso da ciascun genitore con il figlio, e quindi anche i compiti di aiuto, di cura domestica assolti da ciascun genitore, e ovviamente le rispettive risorse economiche di entrambi i coniugi, ma altresì deve tener conto del tenore di vita goduto da costui in costanza, dai figli, diciamo, in costanza di matrimonio. Con la legge del 2006 che ha introdotto l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, proprio al fine di rafforzare il cosiddetto principio alla bigenitorialità,
e che deve essere, diciamo, scelto dalla maggior parte dei giudici, salvo che non sussistano delle condizioni di inidoneità genitoriale tali da escludere l'affidamento condiviso e quindi scegliere la strada dell'affido esclusivo. Ovviamente con questa riforma non è venuto meno l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento, che deve sempre essere parametrato tenendo conto delle esigenze di vita dei figli e del contesto sociale, appunto, e familiare cui appartengono. Un'ulteriore importante riforma che è intervenuta in materia è quella che è avvenuta con il decreto legislativo 154 del 2013, che ha peraltro ribadito l'obbligo di mantenere i figli e, con particolare riferimento ai figli maggiorenni, si è prevista la possibilità per il giudice, valutate ovviamente le circostanze caso per caso, di disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti e economicamente il pagamento di un assegno periodico, ed in tal caso il figlio può fare addirittura richiesta di assegnazione diretta del mantenimento. La ringrazio, poi naturalmente tornerò da lei per approfondire ancora di più questo tema, magari, ecco, poi più avanti le chiederò così velocemente anche una differenza sostanziale, credo che c'è, tra figli minorenni e figli maggiorenni per ciò che concerne il mantenimento, ma in questo momento vorrei anche sentire l'avvocato Grolla, al quale chiedo. Sicuramente sappiamo già tutti che stiamo ancora vivendo purtroppo questa pandemia, sia in Italia che nel resto, insomma, d'Europa, del mondo, e ancora siamo insomma in preda a questo virus, e quindi forse nell'ambito, diciamo, delle famiglie separate e divorziate, uno dei problemi che sono emersi in questi mesi, magari me lo confermerà anche lei, riguarda riguarda ancora oggi la possibilità di vedere i figli. Ecco, quali sono le criticità in questa direzione? Grazie per la domanda. Tema caldissimo e attuale. Emergenza sanitaria e legislazione di emergenza. E tutti noi da marzo di quest'anno continuiamo a sentire parlare di questi DPCM, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, la cui portata e criticità sta creando notevoli problemi anche da un punto di vista di conflitto costituzionale. Ma noi, e parlo in questo momento non come avvocato ma come povero cittadino, siamo diciamo così venuti a conoscenza e abbiamo subito queste imposizioni legislative di emergenza in modo diretto e costante in questi mesi, perché prima si susseguivano di settimana in settimana, poi di 15 giorni in 15 giorni, poi di mese in mese, adesso siamo arrivati addirittura a 50 giorni di vigenza del DPCM. Ma non parliamo di conflitto costituzionale in questa trasmissione, ma parliamo che cosa questi DPCM vanno a regolamentare rispetto al diritto di famiglia. In realtà nulla. Vi dirò purtroppo una cosa che non è così piacevole per i separati e per i non più conviventi, perché parliamo non solo di matrimoni che non ci sono più, quindi sono falliti, ma anche di convivenze che sono venute meno, e quindi parliamo di due mondi che purtroppo hanno tutele anche un po' diverse, tutele di serie A, di serie B, poi lo vedremo successivamente. Ma il tema che ci interessa affrontare oggi è quello di comprendere, e anche lo vedremo nelle festività natalizie, la problematica, se effettivamente un padre e una madre separata possono andare o potevano andare in un comune dove il figlio aveva la residenza diversa dalla propria, e magari dal figlio che aveva la prevalenza di residenza presso il padre o la madre. Allora, questi DPCM purtroppo non dicevano nulla, tutti si sono scervellati a dare interpretazioni, finché il governo, con una nota, con le famose FAQ, hanno evidenziato che il genitore che poteva e voleva andare a vedere il figlio, con un'autocertificazione e col provvedimento del tribunale territoriale di affido del minore, poteva andare a trovare il proprio figlio.
ma sono intervenuti i tribunali territoriali, perché abbiamo due grandi, diciamo così, macro sentenze, sempre di merito, quindi non della Suprema Corte di Cassazione, ma di tribunali territoriali. Ricordo un tribunale di Bari e un tribunale di Terni, che in periodo di marzo avevano stabilito che, nel caso di specie, un padre per ragioni sanitarie non poteva andare a vedere il figlio, ma favorivano le video chat con il padre. Quindi si è arrivato a una maggiore diritto alla salute rispetto alla tutela, alla bilateralità, come evidenziato l'avvocato nel suo intervento. Mentre a marzo il tribunale di Milano è intervenuto in senso contrario, cioè aveva evidenziato che il genitore non collocatario aveva il diritto sacrosanto, anche durante il Covid, durante il lockdown, di vedere il proprio figlio, secondo quello che era stabilito dal provvedimento giudiziario. Quindi la tematica, per concludere, è molto complessa. I DPCM su questo non dicono niente, per Natale non dicono niente, il buonsenso in questi casi dovrebbe prevalere, ma non prevale. Quindi alla fine l'ultima parola che rimane, sempre i tribunali, sempre i giudici, che però difficilmente possono intervenire in maniera ficcante e urgente, perché per fare un ricorso almeno un mese e mezzo ci vuole. La ringrazio molto di questa sua riflessione, di questo suo intervento molto interessante, che sicuramente purtroppo questa situazione riguarda tantissimi italiani che insomma stanno vivendo questa emergenza, in più hanno appunto il problema della gestione, diciamo, dei figli minorenni o maggiorenni che siano, e soprattutto quelli minorenni in particolar modo, dove appunto bisogna usare, in questo caso, come ha detto lei, sarebbe auspicabile il buonsenso, almeno laddove la legge ancora non è arrivata. Però ovviamente poi approfondiremo con lei nell'ultima domanda, ecco, ancora di più questo concetto, andando un po' a capire la differenza tra famiglia allargata, disgregata, come si districa in mezzo a tutti questi divieti. Io vorrei un attimo passare all'avvocato Capuzzi, alla quale chiedo, sempre in tema di mantenimento, quali sono le differenze, visto che prima ne avevamo parlato, tra figli minorenni e maggiorenni? Allora, sicuramente sino al raggiungimento della maggiore età sussiste un obbligo per entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli minorenni in proporzione ovviamente alle proprie rispettive risorse economiche. Il problema invece che è stato affrontato a più riprese dalla giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, attiene proprio il persistere di un tale obbligo in capo ai genitori una volta che i figli abbiano raggiunto la maggiore età. Quello del mantenimento dei figli maggiorenni infatti è un tema di pregnante attualità, perché ha delle implicazioni notevoli sul piano pratico, ed è un tema che continua a tenere impegnate le corti, che di volta in volta sono appunto chiamate a stabilire quali siano i limiti e le condizioni di un obbligo che, sì, è vero, trova il proprio fondamento in un preciso quadro normativo, ma che è evidente non possa essere protratto in eterno. L'obbligo di mantenimento infatti dei figli maggiorenni è stato rafforzato, come abbiamo già detto, con il decreto, dapprima con la legge 54 del 2006, poi con il decreto legislativo 154 del 2013, che ha introdotto appunto la possibilità per il giudice, valutate ovviamente le circostanze, di disporre in favore dei figli maggiorenni, non indipendenti economicamente, il pagamento di un assegno periodico. Non si tratta però di un obbligo che può essere protratto all'infinito, ma diciamo dalla durata mutevole, in quanto va valutato un contenuto ampio, tale da ricomprendere sia le spese ordinarie che le spese straordinarie, che deve essere parametrato a tutta una serie di criteri, come abbiamo visto, quali il tempo trascorso con ciascun genitore, le attuali esigenze di vita del figlio, nonché il tenore di vita goduto dai figli durante la convivenza con i genitori. Ma la giurisprudenza stessa ha sancito che le attuali esigenze del figlio mutano con il semplice trascorrere del tempo, e pertanto giustificano un adeguamento automatico dell'assegno stesso senza specifico bisogno di apposita dimostrazione.
In ordine invece al quantum dell'assegno di mantenimento, la Cassazione a più riprese ha stabilito che l'assegno di mantenimento debba essere adeguato non soltanto alla differenza di reddito percepita da ciascun genitore, ma anche al reddito eventualmente percepito dal figlio come corrispettivo dell'attività professionale svolta, aumentando ovviamente o diminuendo in base al grado di autonomia raggiunto dal medesimo. Quindi, se il raggiungimento della maggiore età dei figli non rappresenta uno spartiacque per l'obbligo dei genitori di contribuire al loro mantenimento, d'altro canto non può pensare che si tratti di un obbligo che possa essere protratto all'infinito, in quanto è comunque soggetto a quel parametro generale rappresentato dal raggiungimento di una indipendenza economica. Infatti la giurisprudenza, il problema che si è posto più volte è proprio quello di stabilire i limiti del concetto di indipendenza di un figlio maggiorenne, in quanto più volte è stato ribadito che non qualsiasi impiego o reddito, come ad esempio un lavoro precario, facciano venir meno l'obbligo del mantenimento, ma comunque potrebbe essere necessario e sufficiente il reperimento di un lavoro comunque stabile, essendo sufficiente un reddito o comunque il possesso di un patrimonio tali da garantire una autosufficienza economica. È pacifico però che affinché venga meno l'obbligo del mantenimento, lo status di indipendenza economica del figlio può considerarsi raggiunto soltanto in presenza di un impiego tale da in qualche modo consentirgli un reddito corrispondente alla sua professionalità e diciamo a un'appropriata collocazione nel contesto sociale ed economico di riferimento adeguato ovviamente alle sue attitudini e alle sue aspirazioni. La ringrazio. Dunque io passo la parola invece all'avvocato Grolla, al quale chiedo come ultima domanda di chiusura di questa prima parte di Doppio Binario, ecco, l'inquadramento, visto che prima stavamo parlando di famiglia allargata e disgregata, ecco, l'inquadramento di famiglia allargata e disgregata tra i divieti previsti da questa normativa emergenziale. Sì, sempre tema attualissimo come quello trattato nel mio precedente intervento. Posso dire che abbiamo assistito negli ultimi 10 anni, per quel che riguarda il diritto di famiglia, a una rivoluzione concettuale. Una rivoluzione concettuale del diritto di famiglia che va verso a un quesito che ci poniamo anche noi avvocati che trattiamo la materia. Andiamo più verso un concetto di disgregazione della famiglia o verso un concetto moderno di famiglia allargata? Questo è il tema che diciamo così, è pregnante in tutte le discussioni tra sia avvocato, tra avvocati che anche avvocato e clienti, e anche soprattutto con i giudici. E questa evoluzione concettuale che, ripeto, si è manifestata soprattutto nell'ultimo decennio, ma sempre con una rincorsa sempre maggiore negli ultimi 5 anni, potrei dire, con interventi non tanto legislativi, più con interpretazioni giurisprudenziali e con arresti giurisprudenziali soprattutto della Suprema Corte di Cassazione, che come ben sappiamo in Italia non c'è lo stare decisis come negli Stati Uniti, quindi non crea un precedente di tipo legislativo, ma questi orientamenti sicuramente vanno a influenzare i giudici territoriali e poi di fatto le vite di tutti i soggetti che si trovano in una fase critica di separazione. Chiaramente si è andati verso una tutela in questi ultimi anni anche dei figli nati fuori dal matrimonio, proprio per non avere, come si diceva prima, una tutela dei figli di serie A e quelli di serie B. E quindi diciamo il trattamento sull'affido del minore anche per le coppie conviventi e non sposate si è andato nel tempo sempre più verso una tutela paritaria rispetto ai figli nati nel matrimonio. Anche se devo evidenziare che nel tempo e in maniera esponenziale sono aumentate le coppie di fatto che hanno avuto dei figli e che quindi poi
nello stesso tempo, in maniera esponenziale, queste coppie di fatto molte volte si sono lasciate e quindi ci si è trovati nella necessità di creare un nuovo filone del diritto di affido del minore fuori dal matrimonio. Prima la competenza del Tribunale dei Minori, negli ultimi anni è stata portata ai tribunali territoriali. Questo ha permesso che cosa? Ha permesso ai singoli soggetti di adire ai tribunali per ottenere la cosiddetta omologa dei provvedimenti per l'affido del minore. Anche in questo caso affido si va verso la bigenitorialità piena, quindi affido condiviso, come diceva l'avvocato Capuzzi nel suo intervento. Però in tema emergenziale c'è un grosso problema, perché non tutti i genitori di questi minori che di coppie di fatto che si sono separate, ovviamente usiamo sempre questo termine separate perché non vivono più assieme, ok, molte volte non passano attraverso il tribunale per omologare il diritto di vista di questo minore e quindi lo fanno un po', diciamo così, privatamente con degli accordi privati che giuridicamente non valgono nulla, qui lo evidenzio. E poi vi dirò perché non valgono nulla anche in tema emergenziale con questi DPCM. E quindi, diciamo così, sulla parola i coniugi dicono va bene, il figlio un po' sta con me, un po' sta con te, ci diamo un mantenimento reciproco sempre del minore, perché in quel caso non c'è nessun mantenimento per l'altro soggetto, uomo o donna che sia, insomma. E quindi ci si trova, che cosa? Ha dei rapporti senza un'omologa del tribunale e quindi di fatto inesistenti. Torniamo quindi ai DPCM. In questo caso ci facciamo la domanda, due soggetti non più conviventi che hanno un figlio minore e non hanno un'omologa del tribunale, a Natale come fanno ad andare a vedere il figlio se il FAC, il cosiddetto chiarimento del Consiglio dei Ministri o del Ministro preposto ha chiarito che si può spostare con l'autocertificazione e con il provvedimento del tribunale? Qui non abbiamo il provvedimento del tribunale, quindi questo bambino con chi sta? Vi lascio questo quesito, la risposta che cos'è? Grande confusione, grande possibilità di adire ai tribunali sempre più ingolfati, tribunali che non riusciranno a dare nessuna risposta perché tempi tecnici non ci sono, buon senso, speriamo nel buon senso. Il solito buon senso, insomma, che deve in queste circostanze, si spera, emergere per, insomma, soprattutto nell'ottica, insomma, del benessere del figlio minore. Questo è quello che ci auguriamo tutti, sperando naturalmente che queste falle giuridiche poi possano essere in qualche modo colmate. Ecco. Io la ringrazio, avvocato Grolla, e ringrazio anche l'avvocato Capuzzi. Grazie a lei. Abbiamo terminato i minuti a disposizione per questa prima parte di Doppio Binario, ma restate qui con noi perché pochi minuti di pubblicità e rientreremo qui in studio con la seconda parte. A tra poco. Rieccoci in studio per la seconda parte di Doppio Binario. Continuiamo a parlare di diritto di famiglia e delle novità in merito al dovere di mantenimento dei figli. E se nella prima parte ci siamo concentrati più sulla parte, diciamo così, normativa, anche rispetto alle ultime novità emergenziali e alle criticità diverse che sono emerse, ci concentriamo adesso sulle ultime novità dal punto di vista giurisprudenziale. Lo facciamo grazie ai nostri ospiti che saluto anch'io e che sono l'avvocato Ilaria Capuzzi, partner dello Studio Legale Lombardo. Buonasera e benvenuta. Grazie, buonasera. E l'avvocato Stefano Grolla, fondatore dello Studio Legale Grolla. Buonasera e benvenuto anche a lei. Grazie, buonasera a tutti. Ecco, grazie a voi per essere qui con noi. Parto da lei, avvocato Capuzzi, le chiedo quali sono le ultime novità giurisprudenziali in materia di mantenimento dei figli. Prego. Sì, allora, le novità giurisprudenziali più rilevanti in materia di mantenimento dei figli
riguardano sicuramente. Proprio intervenuta con una recentissima pronuncia, e cioè con l'ordinanza 17.183 del 2020, la quale si è occupata proprio di stabilire quali siano i limiti desumibili dal nostro ordinamento giuridico e dai precedenti giurisprudenziali, cui soggiace l'obbligo dei genitori di mantenere economicamente i figli maggiorenni, dettando però un principio generale che è, diciamo, estensibile oltre le ipotesi della crisi coniugale. Infatti, dopo aver richiamato, diciamo, la normativa in materia, che come abbiamo già visto è stata profondamente modificata dal decreto legislativo 154 del 2013, che ha introdotto appunto la possibilità per il giudice, valutate le circostanze, di disporre in favore dei figli maggiorenni ma non ancora indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico, ha stabilito proprio che il mantenimento ben può cessare con il raggiungimento della maggiore età. Infatti, se sinora l'idea prevalente era quella che il mantenimento proseguisse anche oltre il raggiungimento della maggiore età, cioè fino a quando il genitore non provasse, quindi non dimostrasse che il figlio avesse raggiunto una propria indipendenza economica, con questa recentissima pronuncia c'è stato proprio un cambio di passo della giurisprudenza, in quanto la stessa ha stabilito che una volta raggiunta la maggiore età cessa di fatto. Il figlio e non anche il genitore, quindi con un'inversione dell'onere della prova, proprio appunto che sussistano ancora le condizioni per continuare ad essere mantenuto dai genitori. La valutazione ovviamente che il giudice deve compiere per stabilire se sussistano queste condizioni, e che deve essere fatta ovviamente caso per caso, deve tener conto non soltanto dei percorsi formativi e scolastici compiuti. Sì, avvocato, si è interrotto il collegamento. Ci sono problemi di linea. Passo da lei, avvocato Grolla, nel frattempo, così li risolviamo. E a lei chiedo che, insomma, è emerso un nuovo orientamento giurisprudenziale riguardo mantenimento e convivenza stabile. Ce ne può parlare? Sì, allora, dicembre 2020 è il 50° dell'introduzione della legge sul divorzio in Italia. E stiamo ancora parlando della legge numero 898 del 1970. E molto è cambiato in questi 50 anni. Da un punto di vista legislativo, la normativa è stata cambiata dal legislatore, e però quello che è cambiato soprattutto è la giurisprudenza. Come nel mio intervento precedente, evidenzio come la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta molte volte in maniera sempre più ravvicinata nel tempo, negli ultimi 5 anni. La Suprema Corte di Cassazione, con le sue ordinanze, le sue decisioni, crea giurisprudenza, non crea uno stare decisis, come ho già evidenziato, quindi non crea una fonte legislativa, ma un orientamento che poi i tribunali territoriali vanno a seguire. Chiaramente nel tempo si è modificato il principio che il coniuge divorziato doveva mantenere lo stesso tenore di vita che aveva avuto in costanza di matrimonio. Nel tempo, e soprattutto con le ultime pronunce di questi ultimi anni, l'orientamento è andato verso una verifica se il soggetto che avrebbe diritto all'assegno divorzile ha o meno i mezzi adeguati per vivere o possa procurarseli. Questo è il concetto fondamentale, possa procurarseli. Quindi si è passati da una, diciamo così, quasi necessità da parte del coniuge più debole di avere sicuramente un assegno divorzile, a che il coniuge, seppur più debole, abbia
e debba soprattutto, se può e se ha le facoltà, procurarsi i mezzi di sostentamento. Attenzione, questo non vuol dire che il tribunale non debba sempre fare una valutazione di comparazione economico-patrimoniale tra i due coniugi. Questo è alla base della ricerca da parte del tribunale della perequazione, diciamo così, tra i redditi dei due coniugi, proprio perché il coniuge più debole deve avere diritto a comunque avere una vita dignitosa. Certamente un altro principio che deve essere valutato dal tribunale territoriale è quello che, se il soggetto più debole nel tempo ha perso chance di lavoro, per esempio la moglie che si sia dedicata durante la vita coniugale ai figli e abbia rinunciato alla propria attività lavorativa. Si valuta inoltre quanto è durato un matrimonio e soprattutto se il soggetto più debole è in una situazione precaria da un punto di vista di salute, e si guarda molto anche all'età. Questo perché? Perché è molto più difficile per un soggetto di 50 anni o di 60 anni, perché si è molto dilatata la possibilità di andare a divorziarsi, perché mentre una volta c'era il concetto che ormai è inutile divorziarsi, no, io seguo divorzi anche di persone ultra settantenni. Sì. E quindi in questa situazione si valuta se il soggetto, e torniamo magari ai cinquantenni, hanno la possibilità di collocarsi in un ambiente di lavoro. Quindi chiaramente si è modificata la giurisprudenza e soprattutto l'evoluzione giurisprudenziale si è andata più sempre verso una sorta di meritocrazia nell'avere un assegno divorzile e non una sorta di dovere assoluto per tutti quelli che vanno a divorziarsi di poter usufruire di un assegno divorzile, che ripete, un assegno che è perpetuo. Certo. Fino alla morte dell'avente diritto. E certo, sì, mentre... io, avvocato Capuzzi, torno da lei per appunto lasciarle anzitutto concludere l'intervento precedente sulle novità giurisprudenziali in materia di mantenimento, e le chiedo anche se si intravede appunto anche una linea comune, come stava appunto dicendo poco fa l'avvocato Grolla. Prego. Sì, allora, per riagganciarmi anche al discorso del collega, diciamo che a differenza di quanto avviene in tema di mantenimento del coniuge in sede di separazione o di divorzio, in tema di mantenimento dei figli, soprattutto maggiorenni, la giurisprudenza è sempre stata un po' ondivaga, diciamo oscillante, perché in alcuni casi, soprattutto la giurisprudenza della Corte di legittimità, ha espressamente riconosciuto, ad esempio, al figlio laureato da tempo che chiedeva ed otteneva la paghetta perché non trovava un lavoro che fosse incline alle sue aspirazioni e alla sua capacità professionale, veniva appunto riconosciuto tale diritto. Al chiudere invece proprio, per così dire, i cordoni della borsa allo scoccare della maggiore età, sul presupposto che comunque un figlio, una volta che gli è stata riconosciuta la possibilità di rendersi in qualche modo autonomo, nel senso di aver acquisito un'adeguata capacità formativa, debba in qualche modo trovare un lavoro che gli consenta di raggiungere un'adeguata autosufficienza economica, qualunque esso sia. Per riagganciarmi al mio discorso di prima, appunto con questa recentissima pronuncia la Corte di Cassazione ha segnato un cambio di rotta, in quanto appunto ha stabilito che il diritto di mantenimento dei figli ultramaggiorenni cessi ipso facto, appunto, e cioè di diritto, salvo che il figlio non riesca a dimostrare di non essersi in qualche modo reso autonomo, quindi con un'inversione dell'onere della prova. Questo perché si passa da un concetto di assistenzialismo, e quindi la figura dell'assegno di mantenimento non è più vista come una funzione di tipo economico-assistenziale, ma si passa al concetto di dovere e quindi di autoresponsabilità. E quindi anche in questo, come avviene in tema di mantenimento dei coniugi in sede di separazione e di divorzio, si va verso appunto il concetto dell'autoresponsabilità, e quindi si passa dall'idea del diritto ad ogni possibile diritto al concetto di dovere. E quindi una volta finiti gli studi, siano essi quelli liceali
finisco la laurea triennale o magistrale, un figlio ha il dovere di ricercare un lavoro e di rendersi autonomo, in quanto appunto non può continuare a gravare sui genitori, soprattutto se si tratta di figli ultra maggiorenni. Io personalmente, se posso permettermi, condivido ampiamente questo cambio di rotta della giurisprudenza, in quanto ritengo da un lato che proseguire nel mantenere figli ultra maggiorenni crei una disparità di trattamento ingiustificata ed ingiustificabile nei confronti dei figli maggiorenni coetanei che invece si siano resi autonomi già da tempo e quindi hanno perso una simile condizione. Dall'altro perché secondo me questo non fa altro che rallentare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani che già, come sappiamo tutti, è molto complicato. Certo. Avvocato Grolla, torno da lei e le chiedo di parlarci di questa sentenza su mantenimento e convivenza stabile e soprattutto su quali saranno gli effetti di questa decisione. Sì, grazie. Quindi completando il ragionamento arriviamo a una recentissima ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, parlo della 28.778 2020 del proprio 16 ottobre 2020, e questa ordinanza produrrà effetti che li vedremo nei prossimi anni, perché ne hanno parlato i media, ne stanno parlando gli avvocati, ne stanno parlando soprattutto i divorziati. E che cosa ha sancito la Suprema Corte di Cassazione? In questo suo orientamento, come diceva l'avvocato Capuzzi, ondivago, perché è proprio così, abbiamo alti e bassi, abbiamo sentenze che si susseguono e addirittura abbiamo delle sezioni che vanno il mese dopo in contrasto con quello che aveva sancito la sezione che è precedente o successiva. Sì. E qui abbiamo un'ordinanza che stravolgerà completamente il concetto di automatismo e mantenimento dell'assegno divorzile nelle coppie divorziate da tempo. E quindi qua avremo soggetti, clienti che non vediamo da tantissimi anni, che busseranno alla nostra porta per chiederci: ma anch'io rientro in questa possibilità di adire al tribunale per togliere e quindi non dare più l'assegno divorzile al marito o alla moglie? E di che cosa parla questa ordinanza? Questa ordinanza parla di non c'è più il concetto di convivenza di fatto modo uxorio, per dimostrare che il soggetto che quindi ha questa convivenza stabile non ha più non ha più diritto ad avere l'assegno divorzile. In altre parole, il soggetto che è divorziato da tempo, che riconosce un assegno divorzile al marito o alla moglie, può dimostrare che il marito, l'ex coniuge, ha una relazione stabile con un altro compagno o compagna, anche se lo stesso non ha la residenza a casa dell'ex coniuge. Quindi c'è la possibilità di adire il tribunale per dimostrare quindi che l'ex coniuge, di fronte alla collettività, ha una relazione stabile con chi si voglia. Sì. A quel punto il soggetto può dire con un ricorso al tribunale territoriale per vedere, tolto l'assegno divorzile all'ex coniuge. Ne vedremo delle belle, perché ci sarà una esplosione esponenziale, secondo me, del contenzioso, e sono veramente curioso di verificare se poi i tribunali territoriali come recepiranno questa ordinanza della Suprema Corte, perché veramente stravolgerà la vita delle persone. Eh sì, infatti immagino anche il ricorso a investigazioni private per dimostrare appunto che questa convivenza di fatto effettivamente esiste. Bene, io vi ringrazio per essere stati con noi e per averci aiutato e orientato in questo dedalo normativo e giurisprudenziale che è il diritto di famiglia. L'avvocato Ilaria Capuzzi, partner dello Studio Legale Lombardo, grazie di nuovo per essere stata con noi. Grazie a voi per l'invito. E l'avvocato Stefano Grolla, fondatore dello Studio Legale Grolla, grazie anche a lei.
Grazie a voi dell'invito e speriamo di vederci presto, magari a Milano. Speriamo assolutamente in presenza nei nostri studi. Grazie anche ai nostri telespettatori, appuntamento alla prossima puntata di Doppio Binario.